qua, ma che schifo! Che schifo! Vieni, ora che facciamo? Non c'è! Ora che facciamo? Prendi le mani! Ma chi si ho tre? Regalo.
Ottava nautica. Bravo! Auguri! Wow, Sara! Da te, eh? Oh, aspetta. A faccia di meglio. Ti butta le ossa per lei. Apri. Ah, chi è sto bracciolo? Chi sei, Cristina? Ma sta mangiando la cara a me. No, che no, 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 non lo puoi mai sapere. Oh, dopo che stanno con 5 pacchetti. Eh sì. Lo gira? Oddio, che bella! Lo gira tutto quanto. Lo gira proprio tutto quanto. Lo gira sempre pronto? Eh sì. Che mi dai? Gatto. Per fare il padre. Proprio con proprio il padre. Che l'altro però adesso? Ma tu sei sempre molto... Sì, sì. Ma che si è? Dopo anche tu diventerai maggiorenne, anche tu ti sei fatta grande, mentre eravamo bambini ora siamo due persone adulte. Babbuino. E chi si dimentica la nostra infanzia, troppo bella, anche divertente. Mamma diceva che quando nascesti tu io ero geloso perché le attenzioni che aspettavano in me te le prendevi tutte tu, e per colpa tua ogni cosa che accadeva in casa le volte le prendevo sempre io, come ogni giorno che tu rompesti il vetro del portapane. E la colpa passò a me, come al solito. Ormai erano quasi tutti i giorni, come quel giorno che ti chiesi di portare il motorino, non facevi neanche un metro e ci sono la macchina di Italia. Non mi scappare, però. E quindi mi sa, ma l'unica volta che sono stato davvero male è stato il 13 agosto 2012. Ecco. Quando tu andassi nel vetro per colpa mia, lì ti facessi davvero male. E si notano anche i segni di quel giorno. Quel giorno davvero feci una paura indescrivibile. Ancora tuttora siamo come cani e gatti. Ma sappi che solo io posso allungare le mani su di te e nessun altro. Nessuno può toccare la mia principessina. Beh dai, va bene così. Domenica sera ci immagino la faccia quando leggi questa piccola lettera. Ci sarà da ridere. Beh, anche se domenica sera avrai una bella festa, sappi che non è completa. Perché mancano due persone importanti che tu forse non hai mai conosciuto. E sono Antonio e nonna Gennaro, i miei due angeli custodi. Beh, che dire, questa lettera è per te. Spero che verrà apprezzata. Sappi che ci sono sempre per te. Tranne per i soldi, perché non hai mai. Tanto è